Morti di Alos è un falso documentario in quanto racconta una storia di finzione utilizzando gli elementi narrativi tipici del cinema documentario. Si fa ampio uso di immagini di repertorio che sono state estrapolate dal contesto originario per essere riutilizzate all'interno della struttura narrativa del film per raccontare una storia di finzione, fondamentalmente, una realtà che racconta una realtà fittizia. È una voce narrante onnipresente che racconta le vicende di un piccolo paese, di una piccola comunità di pastori sardi degli anni 50, la cui vita sociale viene sconvolta dall'avvento della modernità che si presenta sotto forma di uno stabilimento petrolchimico che nasce nei pressi del villaggio e quindi sconvolge le abitudini della comunità. Tutti, diciamo, i pastori si trasformano in operai per andare a lavorare in questo stabilimento petrolchimico. Quest'oggi presentiamo qui al Babel Film Festival il DVD dei Morti di Alos, che in realtà ha già 2 anni di vita, in quanto è stato presentato per la prima volta sempre qui al Babel Film Festival nel 2011, 2 anni fa, e poi ha fatto un percorso all'interno di festival, rassegne sia nazionali che internazionali, ricevendo anche numerosi premi e riconoscimenti. Minaro Antoni Gairo. Sono naschiu su 1942, in una vida sardina, dove como vive in pezzi pantarnas. Solo Deo mi so sarvau. Quando su battor de su mese di agosto de su 1960 battor, sono morto tutti, tutto pinnicos, sa gente de sa vida mea, e su matessi momento, che ne era manco sul tempo le dovrà stimare a chi lo fa tutti i denti. Però troppo tempo sa per menticare, ma come chi sa Ianna e sa memoria si storrada a perdere. Boscherio lasciare in eredità de sos mentor meos, prima che tornano i si scurigore da eubes un benios.